un'autostrada che corre parallela a pochi chilometri alla 4, che costerà tra l'altro molto di più, sarà l'autostrada più cara d'Italia a livello di pedaggio, parliamo di 15 centesimi al chilometro, che diventeranno 18 già il prossimo anno, e quindi un costo sostanzialmente doppio rispetto alla 4. A 4 che è stata potenziata con la quarta corsia da Milano a Bergamo poco tempo fa, e che con questo potenziamento di fatto rende inutile la Brebemi. Quindi è un'opera molto costosa, si parlava di 800 milioni di euro, poi si è arrivati al doppio, 1 miliardo e 6, doveva essere tutta a carico di finanziamenti privati, salvo poi scoprire che c'è una richiesta pendente per una defiscalizzazione di 500 milioni di euro, quindi introiti che lo Stato non incasserebbe per questa cifra, per cui di fatto è un bilancio assolutamente negativo e non si capisce cosa c'è da festeggiare oggi sostanzialmente. Noi andiamo a fare presente queste cose, ovviamente c'è tutto il tema relativo all'impatto ambientale, alla distruzione del territorio, e c'è il tema relativo poi ai disagi che si creano alle persone che abitano nei dintorni di Milano, perché questa autostrada, se non finisce nel nulla, poco ci manca, finisce sulla Cassanese e la Rivoltana, che sono due statali che entrano in Milano da est, che già oggi sono ipercongestionate e creano un sacco di disagi alle persone che abitano in quelle zone, a Segrate dintorni, che vedranno ulteriormente peggiorare la propria condizione di vita. Un altro aspetto, Gianmarco, che volevamo sottolineare e porre alla tua attenzione, è la scelta di fatto di questa nuova autostrada, una scelta chiara, ancora una volta avvantaggiare il trasporto su gomma. Ma infatti questo poi è il punto di fondo che unisce Brebemi, Tem, Pedemontana. Cioè qui si continua sempre a puntare sull'asfalto, sul cemento, senza considerare che, come dire, seminando autostrade si raccoglie traffico, per cui non manca una visione di carattere più generale sulle politiche della mobilità in Lombardia, non c'è la volontà di puntare sul trasporto pubblico, sulla mobilità dolce, e quindi si continua a gettare non il cuore ma l'asfalto oltre l'ostacolo, perché ricordiamoci anche che queste opere hanno dei grossi problemi finanziari, no? A parte questa che sta finendo, ma le altre in essere viaggiano in cattivissime acque dal punto di vista finanziario. Ma non c'è quello scatto, quella presa di coscienza per cambiare completamente politica della mobilità in Lombardia. Non solo in Lombardia, per la verità, basti appunto pensare alle grandi e inutili opere. Da una parte appunto si avvantaggia questo trasporto su gomma con la costruzione di nuove autostrade, dall'altra poi si spaccia invece politiche diverse, di mobilità diversa, con l'alta velocità, vedi appunto la TAV. Certo, sono essenzialmente delle attività di speculazione finanziaria. Perché alla fine poi si riducono a questo, delle attività di speculazione finanziaria a scapito dei cittadini e del territorio in cui noi tutti viviamo. Gianmarco, un'altra cosa, tu hai detto appunto che vai lì, alle 11 sarà l'inaugurazione della Brebemi, e voi sì. Andate lì per dire queste cose, ma a chi? Allora, noi ovviamente come consiglieri regionali entreremo, Non ci aspettiamo di avere dei dialoghi istituzionali con Renzi e via discorrendo, a noi fa comunque piacere essere lì presenti per dare una testimonianza che c'è una fetta di Lombardia che queste politiche non le accetta. Dopodiché cercheremo di intercettare tutti i media presenti per fare un po' da controcanto a quella che sarà sicuramente una cerimonia pomposa e autocelebrativa, insomma.